Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un mio auguro, veramente sono molto contento al Palermo che è tornato nel calcio che conta, la Serie B, la Serie C, quella merda, quell'inferno, con tutto il rispetto per le squadre che ci partecipano, però ovviamente è una squadra blasonata, ricca di storia, poi noi siamo anche gemellati, quindi con il Palermo, quindi sono molto contento per tutti i palermitani che finalmente hanno festeggiato e sono tornati in Serie B dopo il fallimento. Quindi quest'anno veramente poi comunque sono pure arrivati lontani, no? Sono arrivati diciamo alle ultime posizioni dei playoff e sono riusciti a vincerli contro quel bastardo e pezzo di merda Chirico. Vatti a fare il tuffo in piscina di nuovo, vai, 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 come hai fatto all'ultima finale con noi. Vai, adesso non vai a festeggiare in piscina che non siete andati in Serie B, capite, perso. Vai, vai. Infatti sui social sta pieno di persone che postano quello che aveva messo lui, i tuffi in piscina. Vattela a fare mo' tuffo in piscina. Vai, 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 vai. Vai di testa però, eh. No, sto scherzando, dai, non voglio essere così cattivo. Però comunque, a parte questo, veramente sono contento. Forza Palermo, veramente ragazzi, sono contento. Bravo. Magari se noi ci salviamo e voi andate in Serie A, ci troveremo, faremo un bel derby, ovviamente gemellato, diciamo. Ecco, quindi ragazzi, veramente, veramente, sono veramente, quando ieri sera ho visto il risultato, veramente sono pieno di gioia, sono contentissimo. Grande ragazzi, forza. Poi per quanto riguarda il campionato, la Serie A che parte il 14, ho visto un po' un burdello quest'anno, quello fatto dei mondiali che si giocano in inverno. Si giocherà da 14 al 31, 4 partite entro 2 settimane, non si capisce un cazzo. Poi ci saranno 5 turni a ottobre. Poi a novembre, mi sa, giocheranno fino al 13 di novembre, 3 turni. E poi si rigiocherà a gennaio, quindi saranno 2 mesi di stop, due mesi. Di stop si riprenderà i primi di gennaio e poi ci sarà un tour de force fino a giugno, non si capisce un cazzo, poi a gennaio c'è la Coppa Italia. Un bordello sarà quest'anno, un nuovo casino. Quindi ragazzi ci dobbiamo preparare perché esattamente ragazzi, oggi è lunedì 13 giugno, esattamente fra 2 mesi incomincia il campionato perché il 14 dovrebbe iniziare, quindi 2 mesi, 60-61 giorni. Quindi ragazzi dobbiamo preparare la squadra. Corvino che è stato premiato lì a Vernone ha detto che l'attaccante sarà multilingue, parlerà pure italiano, quindi probabilmente sarà qualche giocatore di Serie A straniero, di Serie A che gioca da molti anni in Serie A straniero, quindi ecco perché magari multilingue. Secondo me, non so, non mi viene in mente nessuno, però sicuramente l'attaccante che prenderà Corvino sarà forte, almeno me lo auguro. Per quanto riguarda ci sono degli accordi, cioè degli accordi. Il Lecce sta cercando di prendere qualche giovane della Juventus, tipo Fagioli, Frabotta, quelli là, insomma. Ma è un po' difficile perché comunque l'anno scorso hanno fatto cioè, hanno giocato bene in Serie B, quindi la vedo un po' dura. Ma speriamo, dai, vediamo un po' come andranno le cose. Ebbene, pure secondo me prendere pure qualche giocatore di esperienza della Serie A, secondo me. Cioè sì, giovani come questi qua. Però serve qualche giovane di esperienza, cioè qualche giocatore di esperienza in Serie A, magari pure non tanto vecchio, anche relativamente giovane, però comunque che abbia esperienza. Quindi speriamo bene, ragazzi. Sempre e solo Forza Lecce. Ci vediamo alla prossima. E che dire? Bari, vaffanculo. Scartapiede Olivieri, vaffanculo. Chirico, tiè. Suca, vaffanculo pure a tiè. Via, vai in piscina. Forza, che ti aspetta? Vai. Vai, vai, ti aspetta la piscina. Vai.